Cominciamo la seconda parte del concerto. Prima di cominciare, come sempre, due parole di ringraziamento all'autorità del Presidente dell'Associazione, a nome di tutti, vi ringraziamo per la calorosa e numerosa presenza. Francamente non è facile tutti gli anni proporre repertori concertistici, per noi ci mettiamo tutto l'impegno che riusciamo e che possiamo. Quando la chiesa è così piena, c'è così bel entusiasmo, sono veramente di stimolo a fare ancora di più e a fare sempre meglio. Di questo ve ne siamo grati, quindi facciamo questa volta noi un applauso a voi per averci ascoltato. Vogliamo ringraziare ovviamente del lavoro svolto i maestri Stefano e Giulio, che ci hanno seguito per tutte le prove, per tutto l'anno. Gli amici del consiglio d'amministrazione che hanno collaborato e hanno investito il loro tempo per far sì che l'associazione vada avanti, e ovviamente tutti i musici presenti per le prove, per la partecipazione alle prove e al concerto e tutta l'attività della nostra associazione. Ringrazio poi tutti gli insegnanti che hanno collaborato e hanno reso possibile portare avanti la nostra scuola musica, a cui teniamo molto. Insieme lo definiamo la grande famiglia del CBC, e come sempre, come tutte le famiglie, a Natale ci si riunisce per farci e farvi gli auguri, quindi alla famiglia del CBC tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Il 2019 è stato un anno come sempre ricco di attività, mi sono segnato alcune cose a riassunto di quest'anno: 41 esibizioni in pubblico, 5 concerti, 34 prove, un saggio musicale della nostra scuola musica, 2 lezioni en plein air in Piazza Italia all'aperto della nostra scuola musica, l'open day sempre presso le scuole di Cassino che è dato la nostra scuola musica, che ha erogato circa 350 ore di formazione musicale, e da quest'anno ha stretto un accordo di partenariato con col presso scolastico di Cassino, e quindi per i prossimi 3 anni è possibile fare un dopo scuola di musica con i nostri insegnanti all'interno della scuola di Cassini, quindi in un'aula dedicata, che è un'aula di musica all'interno della scuola primaria di Cassini. Di ciò sono molto grato alla professoressa Fonti, che sente molto e collabora molto con noi, e quindi gli facciamo un applauso e la ringraziamo. Siamo stati gli animatori un'intera domenica nel parco divertimenti di Gardner, abbiamo girato un simpatico video con Elisabetta Viviani sulle note di Heidi, che ha girato per il web, e cose anche molto prestigiose come la partecipazione la settimana scorsa a un concerto presso il liceo musicale Plana di Alessandria, la prima banda a esibirsi all'interno del liceo musicale alessandrino, con cui contiamo di svolgere due persone che noi adesso abbiamo definito, state dicendo, i primi due
poi colmo una dimenticanza del concerto di San Giacomo, perché lo volevo fare già San Giacomo e mi sono dimenticato e mi scuso. Volevo fare i complimenti a Matteo Tornato, che è tornato a far parte dell'organico della banda regionale giovanile della Bima, quindi la formazione regionale della Bima. Facciamo quello che riusciamo a fare, lo facciamo col sorriso e